Continuano i rumor sulla GeForce RTX 3090 Super di Nvidia. Secondo quanto riportato da Videocards, la GPU sarà lanciata con il nome di GeForce RTX 3090 Ti, che secondo le indiscrezioni riportate da VCCF Tech presenterà una scheda dal design completamente nuovo con memoria su un solo lato, nuovi connettori per l'alimentazione e un'interfaccia PCI 5.0. Sembrerebbe che Nvidia non voglia usare per la sua nuova top di gamma il marchio Super. L'azienda desidera invece presentare la GeForce RTX 3090 con il marchio della serie Ti, lo stesso sotto il quale sarebbe registrato il rilancio della GeForce RTX 2060 da 12 GB. Il video di oggi è realizzato in collaborazione con War of Warship. Si tratta di un gioco strategico online basato sulle battaglie navali e totalmente free to play. Potrete scegliere tra centinaia di navi storiche e sottomarini per affrontare le vostre battaglie in mare, compresi alcuni modelli anche italiani. Potrete comandare il vostro cacciatorpediniere, incrociatore, corazzata o portaerei, sì, sono questi i quattro tipi di navi che potete trovare all'interno del gioco, e insieme ai vostri amici, rigorosamente online, ingaggiare schermaglie dove la strategia e la tattica la fanno da padrone. Se siete appassionati di strategici o amanti delle battaglie navali, in ogni caso è sicuramente un titolo da non perdere per voi. Ovviamente il tutto, ve lo ricordo, è free to play. E se vi state approcciando per la prima volta a War of Warship, potete farlo tramite il link che trovate qui in testa alla descrizione, che vi dà accesso a un pacchetto di benvenuto del valore di 25€ e che include 200 dobloni, due navi bonus, la St. Louis e l'incrociatore tedesco Emden, 2 milioni e mezzo di crediti in gioco, 20 mimetiche e 7 giorni di premium. Quindi, detto questo, fateci un salto e fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ora però torniamo al video. Secondo un tweet del leaker Cropite7 Kimi, Nvidia sarebbe orientata a non utilizzare la denominazione Super per sfruttare il successo del brand Ti e il suo collocarsi nella fascia più alta del mercato. Per quanto riguarda le specifiche, alcuni rumor riportano che la GeForce RTX 3090 Ti o Super potrebbe integrare la GPU GA102 con 10.752 core e 24 GB di memoria GDDR6X. La memoria sarebbe ancora più veloce grazie al lavoro di Micron, che potrebbe spingerla oltre i 20 gigabit per secondo. Il prezzo, invece, potrebbe essere mantenuto intorno ai $1.499. Secondo alcuni rumor precedenti, la RTX 3090 Ti dovrebbe presentare un TGP di oltre 400 watt. 50 watt in più rispetto alla GeForce RTX 3090 già in vendita. Perciò aspettiamo che Nvidia voglia raggiungere clock più veloci su GPU e VRAM. Questi miglioramenti sarebbero accompagnati da un connettore di alimentazione inedito, che adotterà il form factor MicroFit e sarà completamente diverso da quello attuale. Il nuovo connettore a 16 pin sarà prodotto per le PCI 5.0 e dovrebbe essere compatibile con il protocollo di prossima generazione, che sarà introdotto da Nvidia su questa e sulla successiva scheda top di gamma. Notiamo che, secondo i leaker, la Nvidia GeForce RTX 3090 Ti monterebbe altri due moduli di memoria GDDR6X da 2 GB. Per quanto riguarda il possibile lancio, invece, come vi abbiamo già anticipato, è probabile che la Nvidia GeForce RTX 3090 Ti uscirà a gennaio 2022, insieme alla RTX 3070 Ti 16 GB e alla RTX 2060 Ti 12 GB. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.